vedevo prima il vostro fondale, vedevo la dicotomia tra il paese reale e il mondo fantasioso di Renzi, ovvero sulla legge elettorale, la volta buona, abbiamo cambiato, che bravi che siamo, sulla legge elettorale. Non si rende conto che c'è il 13% di disoccupazione generale, massimo storico, 43,1% di disoccupazione giovanile, stiamo massimo storico, di questo, eh? Recessione da 50 anni, prima volta da 50 anni, massimo storico di debito pubblico. Cioè, evidentemente vivi in un mondo parallelo o vuole far credere agli italiani che tutto sta andando bene. Un governo serio, io non pretendo che abbia la bacchetta magica e risolva tutto in un giorno, però pretendo che dica la verità ai cittadini. E penso che sia una richiesta che deve arrivare anche a delle gente dalle piazze. Nessuno può risolvere tutti i problemi con un battito di mani, ma è inaccettabile che rispetto alla crisi economica che sta vivendo il paese, sì, al dramma delle famiglie, alla gente che non arriva a fine mese, ricordo i migliaia di imprenditori che si sono suicidati, all'invasione che sta subendo, insomma, il nostro paese. Questi 100.000 precari, lei li assumerebbe o no domani, avendo, sì, i soldi? Con delle regole però basate sulla meritocrazia. Per esempio, in questo caso... Credo che però sia previsto. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. In questo caso ci sono... Per esempio, coloro i quali lavorano nella scuola da 36 mesi, sì, che rischiano di rimanere a casa, sono quelli che hanno portato avanti fino adesso la scuola. Anche quelli che hanno fatto il concorso. E quindi o ci sono delle regole pubblico chiare che tutti possono accettare perché si sentono messi sullo stesso piano. Ci sono e dire precari... è basato sulla qualità del mio lavoro, sulla qualità del mio lavoro se vengo assunto.